Benvenuti da Buonasera e bentrovati con questa nuova puntata di Sport Vision, format di approfondimento sportivo prodotto in onda su Alpa 1 con la collaborazione giornalistica di Sicil Press 24. Subito il benvenuto all'opinionista Celeste Caradonna, buonasera. Buonasera Salvo e ai nostri ospiti e ai telespettatori a casa. Andiamoli subito a presentare. Oggi beato tra le donne al mio fianco, alla mia sinistra la cronista di Trapani Oggi e curatrice anche, diciamo, del sito siciliapodistica.it, Ornella Fulco. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per avermi invitato. Poi abbiamo il dirigente del Salemi, Luigi Gandolfo. Buonasera. Grazie per avermi invitato. Il direttore generale del Mazzara, Giuseppe Di Bartolo. Buonasera. Buonasera a tutti. E poi nella settimana della storica Inter Trapani abbiamo il piacere di avere con noi due rappresentanti dell'Inter Club, Massimo Moratti di Campobello di Mazzara. Li andiamo a presentare, sono Gaspare Accardi, buonasera. Buonasera a tutti voi e grazie per l'invito. E Paolo Cutrone, buonasera. Grazie dell'invito, buonasera. Perfetto, subito risultati e classifica della 16ª giornata del campionato di Serie B con Celeste Caradonna. Sì, appunto si è conclusa da poco, anzi è in corso la partita, il posticipo tra Bari e Ternana, però in questo fine settimana si è disputata la 16ª giornata del campionato di Serie B, una 16ª giornata che ha sorriso alle due siciliane, ma andiamo subito a dare un'occhiatina ai risultati. Empoli Brescia 2-2, Avellino Cesena 0-0, Latina Juve Stabia 1-0, Modena Siena 1-1, Padova Crotone 0-0, Palermo Novara 2-1, Pescara Carpi 4-2, Regina Spezia 1-2, Trapani Lanciano 1-0, Varese Cittadella 2-1. Per quanto riguarda la classifica, vede ancora in testa l'Empoli con 31 punti, Palermo 30, Lanciano 29, Avellino 28, Crotone 27, Latina 26, Cesena 25, Varese e Spezia 23, Pescara 22, Modena e Trapani 21, Siena 20, Brescia 19, Carpi 17, Cittadella 16, Ternana 15, Bari e Novara 14, Padova e Regina 13 e Juve Stabia chiude la classifica con 7 punti. Benissimo, Ornella, 3 vittorie consecutive per il Trapani, adesso battuta anche la corazzata dell'inizio stagione, il Lanciano, squadra non ci si aspettava di vederla lì, però insomma è una squadra abbastanza concreta, ha fatto una buona preparazione e sta facendo un buon campionato. Il Trapani è riuscito a battere anche il Lanciano la settimana che ci porta a Inter Trapani, storica sfida di Team Cup, e ti chiedo, è stata superata la crisi in casa Trapani? Ma credo proprio di sì, perché effettivamente insomma dopo questa impasse durata per qualche settimana, poi con questa terza vittoria, soprattutto poi con il Lanciano, lo commentavamo anche con i colleghi sabato in tribuna stampa, sì è vero c'era molto fair play, devo dire anche molto graziosi i rapporti fra i due presidenti, c'è stato anche uno scambio di doni in campo, però ovviamente nessuno può dimenticare tra i tifosi granata quella che era stata l'amarezza che c'era venuta proprio dal Lanciano, insomma, che ci aveva impedito di conquistare questa Serie B, quindi insomma una piccola vendetta calcisticamente parlando ovviamente ce la siamo presa. Ecco, Accardi, come la vivete voi insomma da interisti, un Interclub in provincia di Trapani, adesso vedere il Trapani in Serie B, voi intanto seguite il Trapani, giusto? Al di là insomma del tifo per l'Inter, sicuramente, e diciamo che il nostro cuore si spacca a metà, perché in anni passati non immaginavamo che il Trapani arrivasse in Serie B, era solo un'utopia, un sogno realizzabile, e purtroppo il sogno il sogno si è realizzato, e naturalmente il cuore si spacca a metà, diciamo vinca il migliore in questo caso, purtroppo appunto in questo caso purtroppo, anche se poi c'è da dire che diciamo già il Trapani la sua Coppa Italia l'ha vinto
andato a giocare a San Siro, e quindi già il premio lo riceveranno entrando in campo allo stadio Miazza a San Siro. Perfetto, se passa il microfono faccio anche una domanda, ecco, sull'andare a giocare a San Siro per questi ragazzi, molti dei quali vengono dalla Serie C, al di là di qualcuno insomma che ha fatto anche se qualcheduno, per esempio tipo Mancoso, io lo conosco, l'ho visto spesso giocare, è un attaccante secondo me di una media Serie A tranquillamente. Sì, Mancoso infatti probabilmente il prossimo anno si ritroverà a giocare nella massima serie, e dicevo molti giocatori vengono dalla Serie C, anche alcuni del gruppo storico, per esempio viene in mente Nino Dai, insomma la sua storia è un po' particolare, è arrivato dalla Serie D fino alla Serie B, e dunque secondo lei come la vivranno questa partita? Ma sicuramente sarà una partita, io da interista penso che sarà una partita difficile, perché a parte il fatto che l'Inter sicuramente proporrà le seconde linee e che non sono all'altezza minimamente delle prime linee, il Trapani metterà quell'entusiasmo che in queste partite hai tutto da perdere e niente da guadagnare, quindi sarà una partita anche a rischio, perché si è visto per esempio quando il Trapani ha giocato contro lo Spezia, che lo Spezia già era di categoria di Serie B, è stato eliminato dal Trapani perché non l'ha affrontato con la giusta motivazione. Celeste, Trapani-Lanciano, che partita è stata? Il Trapani sicuramente voleva, appunto come ha detto Ornella, vendicare un po' quella che era stata la sconfitta di 2 anni fa, che aveva impedito ai Granata di fare il salto di categoria in Serie B, quindi sicuramente è entrata in campo un po' con il pallino del gioco, però non è riuscita, come sempre, come succede spesso, lo diciamo, anche se il Trapani crea parecchio, comunque ad incidere più di tanto. La chiave di svolta della partita è arrivata nel secondo tempo con l'ingresso in campo di Basso che si sta rivelando, è ritornato dopo un lunghissimo infortunio, lo ricordiamo, e si sta rivelando veramente un uomo importantissimo per la squadra di Boscaia, già al secondo gol al suo rientro. È stato proprio Basso che ha rilevato Finocchio ad andare in gol e a regalare al Trapani quella vittoria diciamo che serviva. Questi 3 punti sono importantissimi, perché lo ricordiamo, il Trapani veniva da 2 vittorie consecutive, quindi ha fatto il tris, 9 punti in 3 gare dopo un periodo sicuramente di vacche magre, e sicuramente può adesso besperare per il proseguo e soprattutto andare a Milano sicuramente con il morale alto, sicuramente come hanno detto gli amici interisti, andranno là in Granata proprio per andarsi a giocare la partita anche della vita e mettersi in mostra. Ne parleremo questa sera, tanti servizi, tanti ospiti, tanti argomenti, però insomma c'è il Palermo che è riuscito a, diciamo, con questo Belotti Show, un giocatore sul quale quasi nessuno all'inizio stagione credeva potesse diventare un trascinatore. Voglio tirare in ballo Giuseppe Di Bartolo, parleremo tanto del Mazzara questa sera, così come dell'Eccellenza, però ecco, c'è anche un simpatico gemellaggio tra il Mazzara e il Palermo, quindi chi meglio del nostro amico Di Bartolo può dirci insomma la sua sul momento del Palermo, un punto dalla vetta della classifica, poi questa vittoria è arrivata nei minuti di recupero, però diciamo sudata, sofferta e poi alla fine anche meritata. Ma secondo me in piccola parte il Palermo ha attraversato quello che abbiamo attraversato noi a Mazzara, o stiamo attraversando noi a Mazzara, partiti con un progetto importante, quello che conquistava la Serie A, per varie vicissitudini secondo me non si sono bene amalgamati i giocatori. Adesso con le motivazioni che sta dando Iachini sembra un po' riprendersi quello che deve essere il Palermo, cioè la linea guida del campionato. Per me sarà il Palermo a vincere il campionato. Avrebbe scommesso su Belotti a inizio stagione? Non lo conosco bene, però ultimamente ne ho sentito parlare, ho approfondito un pochettino la situazione, è un ragazzo che ancora deve farsi, però è partito bene. Però ha la stoffa. Luigi Gandolfo, vieni da Salemi, un paese che per anni ha ospitato il Trapani Calcio in ritiro, quindi insomma voi salemitani avete avuto anche modo seguire particolarmente questa realtà, la prima adesso realtà della provincia di Trapani, però ricordiamoci che loro vengono dall'Eccellenza, Serie D, hanno fatto tutto appunto il percorso anche abbastanza veloce. Ecco, secondo te come la vivranno adesso questi ragazzi, molti dei quali insomma voi salemitani conoscete bene, questa partita così importante, questo Inter Trapani adesso?
Ma sicuramente per noi trapanesi, diciamo, siamo orgogliosi di avere una squadra in Serie B, grazie al presidente pure, perché per fare una squadra si deve investire. E questi ragazzi, come tu hai detto, storici, che sono partiti dalla Serie D, che ora si sono in Serie B, hanno concluso un loro sogno. Cioè, finalmente, dopo tanti sacrifici e impegni, si vanno a giocare là, diciamo, la partita della vita. Ecco. Quindi insomma è stato definito anche, ora vedremo, un servizio carinissimo. Boscaglia, per quello che ha fatto storico, adesso è entrato davvero nella storia, Roberto Boscaglia, possiamo dirlo a tutti gli effetti. Sì, 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 è un uomo che l'ho seguito pure io a Salemi quando veniva a fare gli allenamenti, è preparato. E poi uno che parla molto con i ragazzi, questo è importante per un allenatore. Benissimo, ci andiamo subito a vedere il servizio curato dal nostro Beppino Tartaro, le pagelle appunto di Trapani Lanciano. Vediamo. Nordi, 7. Ormai è una saracinesca, difficile da trovare la combinazione per scardinarla. Splendida la parata nel primo tempo sulla velenosa punizione dello specialista Mammarella, uomo ragno. Garufo, 6. Velocità e determinazione sia in attacco che in difesa. Buona la prova dell'esterno difensivo. Come si dice a Roma, Gagliardo. Pagliarulo, 6. Finalmente una prova delle sue per il capitano Granata. Impeccabile su tutti i palloni. Guerriero. Martinelli, 7. Buona la prestazione dell'ex vicentino. Non ha fallito un intervento. A seguito del cartellino giallo salterà la prossima partita contro il Cittadella. Roccioso. Rizzato, 6. Pochi errori e sicurezza sia quando c'è da attaccare che da difendere. Esperienza. Finocchio, 5,5. Discreta ma non esaltante la sua prova. Deve giocare sempre perché la classe c'è e si vede. Tecnico. Basso, dal 18° del secondo tempo, 7,5. Due reti e 6 punti. Il più tecnico di Granata è il grande acquisto di novembre. Immenso. Ciaramitaro, 6,5. È in forma e non sbaglia praticamente nulla. Ha ripetuto l'ottima prova di Castellammare ed ha anche sfiorato il gol. Indispensabile. Pirrone, 6. Prova alla Pirrone per il centrocampista alcamese. Ci serve così e anche meglio. Vamos. Nizzetto, 6,5. Ha sfiorato il gol con due tiri alla Nizzetto. Nel primo tempo era praticamente ovunque ed essendo un essere umano è uscito quando la benzina è finita. Motore. Caccetta, dal 22° del secondo tempo, 6. È tornato Christian, prova di carattere con ottimi interventi in chiusura e in proposizione. Ci serve. Gambino, 7. Ha la testa e i piedi da B. Ha fallito due gol che avrebbero consentito di festeggiare ancora meglio i suoi primi 30 anni. Avercene. Mancosu, 6,5. Lo temono tutti, ma lui non teme nessuno. La sgroppata di 70 metri del secondo tempo, se fosse stata finalizzata meglio, avrebbe fatto crollare il provinciale. Speedy Gonzales. Terlizzi, senza valutazione. Sabato prossimo giocherà da titolare. Se gioca da par suo, è una risorsa in più. Speriamo. Boscaglia, 7. Azzeccate le sostituzioni. Può adesso programmare con maggior serenità le ultime partite del girone d'andata e mercoledì prossimo l'onore di sedere a San Siro. Un premio più che meritato. Storico. Bene, Ornella, abbiamo visto, insomma, abbiamo sentito le pagelle di Beppino. Ti chiedo, Boscaglia, tra l'altro, lui la partita la sente particolarmente perché è un tifoso dell'Inter. Sì. Però al contempo sta un po' con i piedi per terra, nel senso lui si gode questo momento, però pensa al campionato, pensa al Cittadella, prossimo avversario. Assolutamente sì, infatti sabato scorso, dopo la partita con il Lanciano in conferenza stampa, il mister del Trapani è stato assolutamente realistico da questo punto di vista, o realista da questo punto di vista, perché lui ha detto sì, è vero, noi andiamo, ovviamente è una ribalta importantissima, siamo onorati di poterci giocare questa partita, però la nostra testa
e soprattutto alla gara successiva di campionato, che è quella che vedrà il Trapani contrapposto con il Cittadella. Quindi insomma non andranno lì, certo ci metteranno l'impegno perché vogliono ben figurare, però sicuramente ecco, non sarà, come dire, la partita con il coltello fra i denti, perché insomma è anche il caso di non rischiare toccando, come dire, ferro, probabile infortunio piuttosto che un problema a qualcuno dei giocatori. Quindi sarà soprattutto ecco, un momento da gustare, e soprattutto io credo che sarà molto bello per i tantissimi tifosi trapanesi che in questi giorni, ancora in queste ultime ore, si stanno organizzando, si sono organizzati per essere presenti. Quindi ci sarà un pezzo di, come dire, dello stadio Meazza che sicuramente avrà i colori granata. Cutrone, dunque Mazzarri che in settimana invece ha dichiarato, ieri nel post partita contro la Sampdoria, ha detto, dice, col Trapani faremo un turnover ragionato. Ha detto sicuramente il Trapani verrà qui a darci battaglia, a farci la guerra, perché per loro è un evento storico. Ecco, e ci sta questo turnover ragionato da parte dell'Inter? Ma io obiettivamente la penso molto probabilmente differente di Mazzarri, perché Mazzarri non si fida parecchio di tanti giocatori che sono riserve dell'Inter, tant'è vero che utilizza presso a poco quasi gli stessi 11 ogni domenica, con più massimo due alternative, i vari Kovacic e qualche altro così. Quindi nemmeno lui sa fino in fondo se può contare sulle riserve oppure no. Quindi farà un turnover molto parsimonioso, nel senso che i giocatori cardine magari li farà riposare, ma però certuni tipo Cannavale, tipo Campagnaro, giocherà magari Belfodilli, vari Cambiasso, questi che sono i cardine, giocheranno secondo me. Comunque la Coppa sembra di capire, insomma, ci punta più l'Inter che... E ci punta l'Inter comunque, sì, perché sì, magari i trapanesi iniziano a pensare che magari l'Inter ci punta un po' meno alla Coppa, quindi il turnover è dettato anche dal fatto che l'Inter pensa al campionato, volendo. Certo. Però insomma l'Inter alla Coppa ci punta, l'ha dimostrato negli anni che l'ha vinta, insomma, soprattutto perché realisticamente è un traguardo più abbordabile rispetto al terzo quarto posto che è più difficile. Dal campo aula a San Siro, dunque il lavoro di Giuseppe Mazzarella, medico sociale del Trapani da tanti anni. Eh beh sì, lui è medico sociale del Trapani dal 1975, anche se in realtà la sua storia... Sono ben 38 anni. Ecco, quindi ormai veramente sono tanti anni, anche se la sua storia con il Trapani, come lui ama raccontare, come fa in questo volume appunto che ho avuto il piacere di curare insieme a lui e che abbiamo presentato proprio mercoledì scorso a Trapani, ed era presente la squadra, la società, insomma c'è stata veramente una bellissima, anche delle vecchie glorie, anche assolutamente sì, perché c'è stata una magnifica cornice di pubblico, quindi un'accoglienza assolutamente strepitosa, e poi appunto anche delle vecchie glorie, c'erano dei vecchi allenatori, ovviamente dei vecchi giocatori, ne è stata una cosa molto bella. Dicevo, la storia di Peppe Mazzarella, come lui ama essere chiamato, è una storia che comincia quando lui era bambino, perché il papà del dottore Mazzarella fu anche lui impegnato nella dirigenza del Trapani, quindi lui all'età già di 8-9 anni, insomma 10 anni, andava con il papà non solo al campo aula, che era il campo dove allora giocava appunto il Trapani, ma soprattutto partecipava anche a quelle che erano le riunioni, per esempio, della società, anche in tempi non facilissimi. Lui in questo libro lo racconta, c'erano momenti in cui la società aveva, non so, dei problemi di tipo economico, e ci fu un'annata nella quale, non so, i macellai decisero di aumentare di un tot quelle che erano i prezzi che chiedevano sulla carne, piuttosto, non so, che i cinema autorizzati dal prefetto aumentarono di un tantino quello che era il costo del biglietto, proprio per racimolare dei soldi che potessero servire per portare avanti il Trapani. Insomma, devo dire che visti i risultati anche delle ultime stagioni ne è valsa la pena, hanno fatto bene. Adesso sentiremo anche proprio il dottore Mazzarella Celeste, tra l'altro una citazione per te nel volume del medico del responsabile del settore sanitario del Trapani e calcio. Dobbiamo anche utilizzare quelli che sono i termini tecnici, perché insomma chiamarlo medico sociale ormai in Serie B non si può più, diciamo, però insomma è quello il concetto. Celeste, se ti dico appunto Giuseppe Mazzarella, cosa ti viene in mente? Il primo pensiero che ti viene in mente? Ma sicuramente penso all'affetto che nutro nei suoi confronti e sicuramente al sostegno che mi ha sempre dato sin da quando diciamo il primo anno vennero in ritiro a Salemi. Per me, l'ho raccontato tante volte,
volte, è stato il primo ritiro che ho seguito, l'ho seguito per il Giornale Sicilia di cui ero corrispondente, ho continuato a seguirli anche gli anni successivi quando hanno continuato a venire a Salemi appunto ad effettuare il ritiro. Lui mi è stato sempre accanto, una persona nei confronti della quale io nutro affetto, stima e secondo me insomma è per me e sono onoratissima che abbia inserito il guarda, mio nome. Ce l'ho proprio qui queste righe, ti faccio questa sorpresa se vuoi nome. Perché ecco, sono proprio due righe. Lui racconta in questi primi capitoli, questo primo capitolo del libro che si chiama Le ragioni di un cuore granata, racconta proprio che cosa fa, quello che è il suo rito dopo che finisce la partita, soprattutto quando il Trapani vince. Allora lui dice: quando il risultato è positivo comincio a chiamare una serie di persone, tra queste persone c'è, quindi chiamo in quel di Salemi Celeste Caradonna, dinamica e brava giornalista, e Luciano, ex massaggiatore della squadra Bellicina, conosciuti 3 anni fa in occasione del primo ritiro pre-campionato del Trapani in quella ridente cittadina. Quindi ci sei anche tu. E per me è un onore. E adesso sentiamo il protagonista. Abbiamo parlato del suo volume, abbiamo parlato dell'evento che si è tenuto in settimana con la presentazione di questo libro, tra l'altro presenti, come abbiamo detto, tanti personaggi, tante vecchie glorie. Abbiamo visto Ignazio Arcoleo, abbiamo visto Perrone da Ravenna che si è precipitato a Trapani per la presentazione del libro di Mazzarella e tanti altri. Vediamo l'intervista. Frammenti di vita vissuta che mi ha dato tanto. Mi ha dato tanta gioia, tante emozioni, perché è vissuto assieme a coloro che amo tanto, i giocatori. Giocatori, gli allenatori, quindi quelli che rappresentano lo sport, perché lo sport è qualcosa di eccezionale, lo sport quello vero, quello puro, che deve coinvolgere tutti perché rappresenta una risorsa dal punto di vista sociale. Qual è stato il momento in questi lunghi anni che l'ha emozionata di più? Il momento che mi ha emozionato di più anche quello di questa sera, perché ho visto tanta gente che mi vuole bene, giocatori del passato che mi hanno inviato telegrammi, giocatori del passato che sono venuti stasera, compagni di scuola, i miei amici di sempre del campo aula che sono venuti a trovarmi questa sera per festeggiare con me questo evento che penso sia stato gradito da tutti. Se lei dovesse scegliere un capitolo del suo libro, quale sceglierebbe? Sceglierei quello che ho dedicato alla signora Anne-Marie Collard-Morace per il suo lavoro che sta facendo nel campo del sociale, per i giovani dei quartieri, per le scuole. Dunque, per chiudere momentaneamente e poi passare all'eccellenza la parentesi sul Trapani, noi abbiamo in studio chi ha vinto un campionato con Roberto Boscaglia in panchina, quel campionato che portò l'Alcamo alla Serie D, ed è proprio Di Bartolo. Che allenatore era lì ad Alcamo Roberto Boscaglia? Si vedeva già la stoffa, dico. Sì, l'allenatore, io l'ho scoperto che lui allenava le giovanili dell'Agragas ad Agrigento. Un campionato, cambiato prima di prendere lui, eravamo in Serie D e abbiamo fatto una stagione maledetta, siamo scesi subito in eccellenza. Ho cercato di rivoluzionare la squadra e ho preso proprio un allenatore che secondo me era rampante, che già si vedeva che aveva della stoffa, e ho preso proprio lui, proprio Boscaglia. E assieme abbiamo vinto il campionato, sì. Ma lo vedevo subito che era, aveva portato delle novità, uno dei pochi allenatori che studia sui libri. Lo andavo a trovare quasi ogni sera ad Alcomarina, perché aveva un appartamentino affittato ad Alcomarina, e lui era ogni sera sui libri. Poi un padre di famiglia anche con i giocatori. Poi ricordo, si aggiorna spesso anche, insomma, sì, cresce sì, sempre. Sì, sì. No, e poi con i giocatori instaura un ottimo rapporto. Lui fa una famiglia della squadra e su questo lavora, tant'è che ancora oggi c'è un gruppetto di calciatori e dirigenti che allora avevo io ad Alcamo. Lupo, Garufo. Ricordo Dai proprio l'ho preso a San Marino in Serie D, è venuto qui e ha fatto le sue fortune. Comunque sono orgoglioso per questo, perché anche io sono interista, preciso questo, per cui. Quindi, ma sono, siamo circondati. Sono orgoglioso di questa chance che c'ha lui di farsi vedere in questi palcoscenici, ma anche
non so per chi te fare, però onestamente va bene così. Vinca già. Il buon calcio, insomma, alla fine. Comunque non sarei tanto sicuro che lui va a perdere a San Siro, non sono sicuro. Se la giocherà. Sicuramente. Risultati e classifiche del campionato di eccellenza Gironea. Ebbene sì, ieri e sabato si è disputata la 13ª giornata del Girone A dell'eccellenza. Andiamo a dare uno sguardo ai risultati. Atletico Campofranco Alcamo 0-2, Camarat Folgore 3-1, ricordiamo che il Camarat ha vinto in rimonta. Lionfortese Rocca di Caprilione giocata sabato 1-0, Mazara San Giovanni Gemini 2-1, anche il Mazara vittoria in rimonta sugli Agrigentini. Profavara San Sebastiano 2-0, Raffadali Serra di Falco 0-2, San Cataldese Parmonval 1-1, Marsala Rivera Marmi 2-1. La classifica vede ancora al comando il Camarat con 31 punti, Lionfortese 27, grandissima rivelazione di questo primo scorcio di campionato, Serra di Falco ed Alcamo 26, Rocca di Caprileone 21, Parmonval 20, Marsala 19, Campofranco 17, Rivera Marmi 16, San Cataldese Profavara 15, San Giovanni Gemini 12, Mazara 11, San Sebastiano e Folgore Salinunte 9, Raffadali 6 punti. Ricordiamo che il Mazara e la San Sebastiano comunque hanno una partita in meno. Allora, Di Bartolo, cosa è successo a Mazara? Nel senso, diciamo, lei ha un bel biglietto da visita, perché l'anno scorso ha preso la squadra, l'ha salvata senza passare dai play-out e, diciamo, non ce lo aspettavamo, però conoscendo le competenze di Massimiliano Mazara e di Silvio Iozia, alla fine, insomma, è dell'imprenditore Di Bartolo che ha deciso di investire su una piazza importante come Mazara, alla fine è arrivata una salvezza meritata sul campo. Adesso quest'anno si era partito, insomma, quest'estate un organico importante, le previsioni erano quelle di un campionato di vertice, addirittura di vittoria del campionato, e adesso invece ci ritroviamo con un Mazara, insomma, che ha vinto, si sta riprendendo, però attraversa una situazione societaria un po' particolare, nel senso, avete cambiato diversi allenatori, adesso c'è Massimiliano Mazara, però in settimana dovrebbe esserci un nuovo presidente. Insomma, ci dica lei, ecco, qual è realmente il quadro della situazione attuale. Diciamo che siamo indirizzati sulla pacificazione tutta questa settimana un po' caotica. L'anno scorso abbiamo fatto un ottimo lavoro, tant'è che l'hanno denominato a Mazara il miracolo della salvezza. In effetti è stato vero un miracolo, in 10 partite abbiamo fatto 20 punti, eravamo ultimi in classifica e abbiamo finito 7 in classifica, per cui siamo usciti pure dai play-out. E questo in merito va al nostro allenatore, al nostro direttore sportivo, che sono dei professionisti in merito. Quest'anno, sulla scia di quello che avevamo fatto l'anno scorso, ci eravamo preparati per fare un campionato di vertice. Se non che si sono immesse all'interno della società alcune situazioni particolari, alcuni imprenditori volevano aiutare economicamente la situazione, per cui ci siamo un po' allontanati di quella che era la linea guida dell'anno scorso, per cui ci siamo un po' impantanati in una situazione, nel senso, preparazione sbagliata, alcuni giocatori che non davano quello che avevano dimostrato nel campionato precedente. Per cui si era andati avanti così, poi iniziando male, giustamente le cose continuano, perché io ho cercato in tutti i modi di riprendere la situazione e sino ad oggi non ci sono riuscito. Adesso sembra che con l'avvento di Mazzara, io zia, insieme a me, diciamo che stiamo portando serenità all'interno dello spogliatoio, e quindi speriamo adesso di iniziare a fare qualche punto. Due domande, una, Mazzara e io zia, perché non hanno iniziato questo campionato? La seconda è di attualità, suo figlio rimarrà presidente della società o no? Questo dovrebbe essere sicuro, cioè mio figlio a rappresentare la società, sì. Iozia e Mazzara non hanno iniziato il campionato perché, ripeto, ho detto poco fa, all'inizio del campionato ci sono stati degli sviluppi a livello imprenditoriale all'interno della società che... insieme a questo imprenditore, compreso Mister Iacono, che era un amico suo e io ho accettato benissimo, anche perché è una persona per bene, si è cercato di fare un programma che già 5 anni fa loro avevano fatto, però purtroppo è risultato un pochettino sbagliato, nel senso che Giovanni Iacono aveva 3-4 anni che non allenava più squadre e quindi secondo me si è impantanato un pochettino nella preparazione, per cui i giocatori stavano in piedi giusto.
Poi era stato allenatore del Mazzara in Serie D. Sì, sì, infatti. Ed erano scese. Quindi sì, quel progetto, progetto lo volevano continuare. Io ero disponibilissimo a collaborare. Oggi siamo in un'altra situazione. Speriamo che da domani queste liste che si riaprono riusciamo a mettere dentro qualche giocatore importante e quindi dare una svolta a questo campionato. Ecco, quindi insomma si era parlato di recente, però sono voci che mi sembra insomma già smentite, è inutile continuare a parlarne, di un ritorno di Bruculeri, questo è difficile ormai che si verifichi, piuttosto visto che comunque Mazzara e Iozia piacciono anche alla tifoseria mazzarese, la bellissima tifoseria mazzarese, saranno insomma confermati e potranno finire la stagione con Mazzara. Diciamo che dopo che le cose andavano un pochettino male, 20 giorni fa, si era trovata una soluzione, nel senso entravano alcuni imprenditori all'interno della società e loro, la vecchia dirigenza, avevano deciso se era possibile, d'accordo con me, di io mettermi un pochettino da parte insieme ai miei collaboratori e loro dovevano continuare insieme a Toto Bruccoleri, rispolveravano Toto Bruccoleri e quindi dovevano continuare. Poi tutto ad un tratto, non so che cosa sia successo, si sono tirati tutti indietro e quindi questa patata bollente, se così la vogliamo chiamare, è rimasta in mano a me. È chiaro che questa settimana, settimana cruciale, che dobbiamo ratificare il nuovo accordo, per cui aspetto che mi chiamano da un minuto all'altro per andare a fare questa situazione, anche perché da domani c'è da prendere nuovi impegni e quindi se io non sono sicuro di quello che devo fare e devo essere, non prendo assolutamente impegni. Va bene, andiamo a vedere la copertina sul campionato di eccellenza realizzata come sempre dalla nostra Celeste Caradonna, vediamo. Il Camarat, nella 13ª giornata del girone A di eccellenza, non arresta la sua corsa ed in rimonta, davanti a proprio pubblico, stende la folgore Selinunte con il risultato di 3-1. Non allenta la presa nemmeno la Leonfortese, che nell'anticipo di sabato ha battuto per 1-0 la rivelazione Rocca di Caprileone. Non manca l'appuntamento con la vittoria all'Alcamo, che in trasferta si impone per 2-0 sull'Atletico Campofranco. In basso ritorna al successo, dopo una settimana delicata anche il Mazzara di mister Massimiliano Mazzara, che rimonta, batte il San Giovanni Gemini che va in rete con Bruscia. Nel finale i canarini pareggiano con Palazzono su calcio di rigore. Lo stesso al 94esimo sigla il raddoppio per un finale di 2-1. Sorride anche la Profavara, che supera con un tondo 2-0 la San Sebastiano. Il fanalino di coda, Raffa Dali, tra le mura amiche, deve arrendersi al Serra di Falco per 2-0. A mettere la firma di Miceli e Parisi, autore di un Eurogol. Finisce in parità 1-1 tra San Cataldese e Parmonval. A chiudere la giornata la vittoria di misura del Marsala sulla Riviera Marmi. Ad aprire le marcature Genesio al 6° minuto. Il raddoppio al 23° con l'Icari. Passano pochi minuti e gli ospiti accorciano le distanze con un rigore di Castiglione. La partita termina col risultato di 2-1 a favore degli libetani. Girone A di promozione, la classifica è davvero un bel vedere per la provincia di Trapani, perché quattro squadre diciamo che si dividono, ecco, le prime quattro posizioni, c'è un Dattilo. Finalmente, direi. Finalmente, c'è un Dattilo a 27 punti, c'è un Paceco a 26, un Salemi a 23 e il Ligni Trapani a 22 a pari punti col Monreale. Ligni, lo ricordiamo, insomma, ha acquisito il titolo del Valderice. Luigi Gandolfo, il Salemi, diciamo, rispetto all'anno scorso c'è stato un cambiamento radicale a partire dalla presidenza, la dirigenza, insomma, è cambiato qualcosa, però insomma le ambizioni del Salemi sono quella di disputare un campionato per fare i playoff quest'anno, insomma, è questo quello che si vuole arrivare a fare, oppure insomma mantenere la categoria? Questo lo devono dire i ragazzi che giocano in campo soprattutto, ma noi, la nostra intenzione è sempre andare avanti e, come dice pure il mister, noi guardiamo le partite domenica per domenica, non facciamo un programma, si vince questa domenica, si può pareggiare, si può perdere, però l'importante di portare sempre il risultato di Cuteli a casa. Sta andando bene quest'anno, si è partito bene e vedo pure che abbiamo la media come l'anno scorso, perché abbiamo perso 3 partite di fila
avevamo la stessa media, con alcuni giocatori di valore in più, perché l'anno scorso riguardo a questa rosa non c'erano. Un unico difetto che abbiamo solo quest'anno, l'anno scorso avevamo i tre migliori di Unione della promozione, quest'anno ci mancano uno, se non erro l'avete dato al Marsala proprio. Sì. Abbiamo dato a Marsala perché è giusto che i nostri ragazzi crescano pure in altre categorie, non siamo uno di quelli che li vogliamo tenere a tutti i costi, devono essere valorizzati. A riguardo il campionato ti posso dire, come hai detto tu, siamo tutti lì, c'è un bel campionato in provincia di Trapani. Al di là insomma di qualche squadra che quest'anno forse colpita anche un po' dalla crisi, come lo Strasatti, non sta confermando quanto fatto nella passata stagione, e anche il Favignana neopromossa e in promozione insomma non sta disputando un ottimo campionato, però insomma la realtà del trapanese stanno andando bene. Cioè, avere 8 squadre in provincia di Trapani non si era quasi mai visto. Il fatto di aver mischiato i gironi, questo di qua, è stato un vantaggio o uno svantaggio per voi? Allora, aver messo insomma le squadre del palermitano forti nel girone A? Gli posso dire, è un vantaggio, perché le trasferte sono tre fuori, abbiamo lunghi, che sono Cefalù, Montemaggiore, Belsito e poi il Real Calcio. Tutti sono qua fra Trapani e Palermo. Cioè, a riguardo di come trasporto e cose di peso per andare a fare una trasferta, è più facile. Invece l'anno scorso... mi ricordo quando siamo andati 2 volte a Mussumele e poi a Serra di Falco, a Raffadali, cioè, sono così, va bene, cioè, certo, a noi pure. Infatti per questo il Fulgatore ha fatto pure un ripescaggio, ha pensato, dice, che il girone era qua vicino, dice, proviamo a questa nuova esperienza. Meno costoso. Ecco, inizio campionato si pensava a un Cefalù e un Monreale che potessero ammazzare questo campionato, questo girone. Alla fine, diciamo, non è così, perché sono squadre, insomma, io ho visto un Dattilo andare a vincere in casa del Cefalù e ho visto anche un Monreale che non sta attraversando un momento felice, proprio ieri, insomma, il pareggio interno col Pacheco. Alla fine, insomma, sono cambiate un pochettino le gerarchie della vigilia. Adesso ci stanno le trapanesi lì su, tra l'altro c'è un Dattilo ancora con Formisano che punta più sui giovani, e c'è un Pacheco che ha anche intenzione di vincere il campionato, il presidente, perché ha detto, insomma, farà, insomma, acquisti importanti adesso. Quindi queste due realtà in modo particolare, te l'aspettavi di vederle lì, prima e seconda attualmente? Allora, io mi aspettavo il Pacheco vederlo come primo, perché per come si parlava prima di cominciare il campionato, voleva fare un campionato da vertice. E lo confermo con 26 punti, diciamo, il Dattilo ora riposa. E poi ci sarà una bella partita sicuramente domenica a Legni Pacheco, che sarà un derby, è lì dove noi di Sanremo dobbiamo approfittare contro il Monreale, di sperare perché abbiamo pure una partita da recuperare con il Favignana, sì. Cioè, i numeri sono dalla nostra parte. A riguardo di quando uno si organizza, come ha detto il presidente Di Bartolo, uno fa dei programmi nelle prima di cominciare il campionato, però alcuni giocatori, come ha detto, forse va male o si infortuna. Noi avevamo dei problemi grossi le ultime 5 partite, un mare di infortunati, c'è il capitano Giglio, Gandolfo, Gangemi, Abbene, cioè, che penalizzano pure la squadra di continuare. Io sono convinto che sia il Monreale che il Cefalù hanno trovato pure questi problemi, come noi li troviamo all'interno della squadra, degli infortuni e tutte queste cose. Non dimentichiamoci anche il Castellammare, 18 punti, ieri ha riposato, un'altra neopromossa, insomma una squadra che sicuramente può dire la sua in questo girone A della promozione. Poi ora vedremo un po' il mercato di riparazione, magari potranno anche cambiare quelle che sono attualmente le gerarchie. Giuseppe Di Bartolo, l'Alcamo è una realtà che conosce bene, e la partita insomma rischiava di non iscriversi a inizio campionato, perché si parlava di questo, si era fatto già il nome di Chico, doveva sedere in panchina, tra l'altro si erano fatti anche altri due nomi, che erano quello di Massimiliano Mazzara e Silvio Iozzi. Alla fine hanno puntato su Chico, che conosce la realtà alcamese meglio delle sue tasche, e noi l'abbiamo avuto la settimana scorsa, tra l'altro qui in studio, hanno detto che l'obiettivo iniziale era quello di mantenere la categoria e poi il prossimo anno programmare per la prossima stagione. E invece l'Alcamo si sta ritrovando, insomma ha vinto anche ieri a Campofranco, a Casteltermine contro l'Atletico Campofranco in maniera netta, decisa, insomma sta viaggiando con un buon rullino di marcia. E, diciamo, qual è il segreto di questo Alcamo? Ma secondo me il segreto è Riccardo Chico, che è un allenatore bravo, di categoria, e che in qualsiasi squadra è andato ha fatto sempre bene.
Io l'ho avuto un anno ad Alcamo, il primo e il secondo anno, non ricordo bene, poi lui è andato a Castelvetrano, ha vinto il campionato, noi siamo arrivati secondi, per cui lui è un competente di calcio. E poi c'è serenità all'interno della società, io conosco qualcuno, gente seria, gente per bene, per cui io più di fargli complimenti, speriamo che continui così, non posso. Bene, torniamo ai nostri amici interisti. Io a questo punto li lascerei anche a te volendo, perché insomma c'è tanto da dire sulla storia del fatto anche dell'Interclub in provincia di Trapani. Questo fra l'altro è un Interclub che porta il nome del presidente Massimo Tratti. E Massimo Moratti non è più il presidente, cioè, però per insomma, gli interisti rimarrà ecco, sempre rimarrà il presidente. La famiglia Moratti ha dato tantissimo all'Inter e al calcio italiano. Adesso insomma c'è un indonesiano. Ecco, lascio a te il appunto, bel dibattito. Mi hai fornito l'assist. Io giro un po' la domanda agli amici interisti. È vero, non sono il tipo che si espone, tu lo sai, però chiunque mi conosca sa che il mio cuore batte per i colori nerazzurri e quindi non è un segreto per nessuno, ma l'importante è non schierarsi quando si lavora. Appunto, c'è stato questo passaggio da Moratti a Toir, parlo con Accardi, come l'avete vissuto? Insomma, voi che tra l'altro l'Interclub di cui fate parte porta il nome tra l'altro di Massimo Moratti, come vedete il futuro per l'Inter adesso che è subentrato questo indonesiano? Beh, innanzitutto Moratti rimane sempre nei nostri cuori, perché noi abbiamo fondato l'Interclub dandogli il nome a Massimo Moratti nel lontano 1989, ottobre 1989, Moratti allora ha comprato il fenomeno Ronaldo. Noi entusiasti di questo grandissimo giocatore abbiamo fondato questo Interclub, e diciamo che in questi 18 anni di presidenza Moratti ci ha dato gioie e un pochettino anche di dolori, perché qualche campionato non l'abbiamo fatto diciamo come lo volevamo noi tifosi. Però purtroppo bisogna accettare la realtà dei fatti, che Moratti aveva parecchi debiti diciamo dal punto di vista economico della società, e quindi l'unica ancora di salvezza era questo Toir, che ha pagato il debito, ha portato fior di milioni diciamo di euro nelle casse sociali e ha ripianato il tutto. Quindi è stata una cosa positiva. È stata una cosa positiva. Adesso giustamente noi tifosi ci aspettiamo che oltre ai soldi che ha investito nelle casse della società, di comprare qualche altro giocatore a iniziare dal mercato di gennaio, per diciamo compattare un pochettino questa squadra che ha bisogno sicuramente di 3-4 elementi. Io so una cosa, Cutrona, io so una cosa, che voi avete un cimelio importante, proprio parlando di Massimo Moratti, avete un sigaro, i ragazzi hanno portato Moratti a Salemi. È stato a Salemi nel 2008, sì. Quando l'ha invitato Sgarbi. Ormai è una cosa da mettere all'asta, perché sicuramente resterà nella storia del nostro club. Allora, come tutte le cose che fanno parte della globalizzazione ormai mondiale, c'era da aspettarselo, perché soldi freschi ormai, perché basta vedere a livello mondiale i club che vanno per la maggiore sono tutti quasi in mano a persone che non sono della stessa nazione, per esempio il Manchester United, il Chelsea, il Paris Saint Germain, il Monaco, cioè solo il Bayern è un diciamo è tedesco, per proporre gli altri è Real Madrid, il Barcellona, diciamo questi che sono da una vita che sono grandi squadre. Però ormai, visto che i mercati che si vogliono fare per rinforzare le squadre ci vogliono parecchi milioni, bisognava per forza farsi da parte Moratti, perché obiettivamente l'Inter aveva bisogno e ha bisogno, secondo me, forse sono una voce controcorrente, ha bisogno di una vera e propria rifondazione. Lo salutiamo anche il presidente di questo Interclub, Celeste. Sì, certo, un amico, il comandante, perché è il comandante della stazione dei carabinieri di Gibellina, Giovanni Evati, che tra l'altro è appunto il presidente, come hai detto tu, dell'Interclub Massimo Moratti di Campobello di Mazara. Posso fare un'ultima domanda? Velocissimamente, non si potrebbe dire, ma lo diciamo. Vicepresidente, come... Non sono vicepresidente, tesoriere. Ah, tesoriere. Come vivrete questa giornata, questa partita mercoledì sera, lo ricordiamo, la vedrete tutti insieme all'Interclub?
Allora, ci sono diciamo un paio di tifosi che già hanno il biglietto prenotato e voleranno a Milano per andare a vedere la partita. I rimanenti soci, facciamo una prima della partita una piccola spaghettata. Ah, noi queste spaghettate le facciamo diciamo all'ordine del giorno quasi, prima o dopo la partita dell'Inter. E ci ha portato sempre fortuna. Speriamo che mercoledì anche questa spaghettata ci porta fortuna. Allora, ci inviteranno per la spaghettata così a per me, compensare quella famosa... Volte. Per compensare quella famosa Coppa Italia che avete vinto, insomma, ai danni della squadra, insomma, più forte siciliana che esiste. Comunque, sa, ragazzi, che noi andiamo. Invece ci dovremmo affidare ai riti scaramantici del dottore Mazzarella, anche di questo lui parla nel suo libro molto divertente. Tra l'altro in vendita anche ad Alcamo. State questo... attenti perché, come dire, c'è pane per i vostri denti. Dico, si può trovare anche ad Alcamo questo assolutamente volume. Sì, è alla libreria Pipitone in Viale Europa. I tifosi, gli appassionati di calcio alcamesi che volessero comprarlo lo possono trovare lì. Perfetto, facciamo anche, abbiamo parlato tanto di calcio, continueremo a parlare di calcio, però insomma la nostra Ornella, come detto all'inizio, cura il portale siciliapodistica.it. Ecco, sì. Il podismo adesso dicevi, quando è stato creato questo portale, aveva difficoltà insomma nell'affermarsi in questo territorio, cioè divulgare un prodotto online sul podismo non era semplice. Più che altro, non tanto diciamo, non è per correggerti, sì. Il problema non era la difficoltà di come dire, del far entrare nell'abitudine di chi ovviamente si muove su internet la consultazione del portale, perché anzi in qualche modo abbiamo risposto a una domanda che veniva, come dire, a un'esigenza, a un bisogno che veniva nel mondo del podismo amatoriale in Sicilia. E insomma ricordo che sono veramente ormai centinaia, migliaia davvero gli appassionati di podismo in Sicilia, insomma sono più i tesserati amatoriali alla FIDAL che non gli atleti, come dire, che poi vediamo magari agli Olimpiadi o ai campionati del mondo. Quindi in questo senso abbiamo risposto, come dire, a un'esigenza che c'era, perché eravamo ancora in un'epoca, 10 anni fa, insomma nel 2014 appunto Sicilia Podistica compie 10 anni, eravamo in un momento in cui da una gara all'altra si aspettava poi di avere la classifica stampata dall'organizzatore per vedere i piazzamenti, no? E quant'altro. Adesso insomma siamo nel mondo dell'online, sono viziatissimi, devo dire, li ho viziati abbastanza da questo punto di vista, perché adesso se già nel giro di un'ora al massimo 2 ore dalla gara non c'hai tutto online, insomma il podista rimane come dire, ma qua, insomma, si aspetta di vedere le fotografie piuttosto che ovviamente insomma, i regolamenti, tutto quello che c'è che ruota attorno a questo mondo. Quindi insomma vi invitiamo a seguirli, insomma, anche siciliapodistica.it, così come facciamo sempre per quanto riguarda il calcio con sicilpress24.it. Poi ricordiamo anche insomma il sito di Alpa1, alpa1.com. è possibile anche vedere la nostra trasmissione in streaming e poi caricata insomma l'indomani della trasmissione. Torniamo velocemente a parlare del campionato di eccellenza. Insomma, si diceva anche adesso qualcuno, visto che sono tornati anche a vincere loro, erano partiti un po' al sotto le aspettative. Il Marsala può recuperare, addirittura qualcuno la dà, insomma, può vincere questo campionato. Il Marsala ci ha abituato tanto. L'anno scorso, per esempio, ha fatto addirittura più punti dell'Agragas nel girone di ritorno. Come la vede questa piazza? Insomma, alla fine la Serie D se la meriterebbe pure, vista una piazza come Marsala. Sicuramente se la meriterebbe. E devo dire pure che hanno una buona squadra, una buona dirigenza. Però a parer mio, alla fine, se gli equilibri anche in questa finestra di mercato saranno questi che vediamo, alla fine la sponderà, secondo me, Serra di Falco, che è una squadra che noi l'abbiamo affrontata 2 domeniche fa, quadrata, ha degli elementi importanti, di categoria superiore, quindi secondo me sarà difficile che Serra di Falco non vincerà il campionato, anche se il Marsala, ripeto, ha ottimi elementi e so che stanno facendo qualche cosa pure in questa campagna che si aprirà domani. Sta deludendo leggermente la Riviera Marmi, è pur vero che comunque ha pagato l'assenza forse del miglior giocatore che c'è in eccellenza, che è Michele Settecase, qualche altra assenza, comunque c'è un Frank Domicolo che quest'anno comunque non sta attraversando un bel momento. Non sta, gli anni passano per tutti. Gli anni passano per tutti. E allora arriveranno al sotto delle aspettative. Dicevamo che si apre domani una finestra di mercato importante, quindi sicuramente molte realtà avranno la possibilità di tornare sul mercato. Secondo me il Riviera Marmi, secondo me, sta facendo il campionato per l'organico che ha. Frank Domicolo, ricordo che era con noi ad Alcamo pure ai tempi di Boscaglia,
abbiamo vinto il campionato. L'anno scorso a metà campionato mi sembra sia andato con Riviera Marmi, se non vado errato ci è andato a dicembre. L'abbiamo visto giocare a Mazara 4 partite fa, non è che ha giocato male, però gli anni, ripeto, passano per tutti. So che hanno dato un attaccante ora al San Sebastiano, mi sembra, questo De Luca. Sì. Poi, però so che sono sul mercato per un paio di giocatori importanti, di cui uno dovrebbe essere il nostro. Uno. Daremo di più. Sapevamo due. No, uno. Poi anche la mancanza di Sette Case, importantissimo per loro. Però secondo me si manterranno nella media alta classifica. Sicuramente per molte realtà era difficile confermare il campionato della passata stagione, sì. Mi riferisco a Atletico Campofranco, così come a Riviera Marmi, insomma, hanno fatto dei campionati, hanno fatto i playoff e addirittura il Campofranco è arrivato alle finali nazionali. Campofranco per ora in questo momento stanno decidendo di tagliare gli stipendi per chi rimarrà del 50%, perché c'è una crisi anche per tutti, ma anche loro giustamente stanno correndo ai ripari. So che hanno contattato alcuni giocatori, due dei quali sono nostri, che a ottobre già si stanno allenando lì, che sono uno e poi Tonello Nigro. E poi comunque faranno un campionato sempre di media alta classifica. Tra l'altro abbiamo insomma anticipato anche questa indiscrezione quando ancora i ragazzi insomma erano non si allenavano, sì. Con il Campofranco. E invece per quanto riguarda la promozione, il mercato, il Salemi farà qualche ritocchino, insomma aggiusterà un po' questo organico, insomma va già bene così visto anche il livello del campionato? Penso di no, perché noi siamo partiti già che la squadra si deve fare nel mese di agosto. Già con questo organico penso che possiamo lottare, perché come l'anno scorso si è partito sempre dal principio fino alla fine. Quindi insomma quello è l'organico che alla sì, fine sì, insomma sì, sì, questo sarà il nostro organico. E diciamo il fatto di avere un campionato comunque abbastanza livellato, perché diciamo non è che c'è al di là di qualche squadra che sta giù del Trapanese, anche abbiamo detto Favignana e Strasatti, però il fatto di avere questo campionato livellato darà più chance anche a voi di poter giocare il playoff alla fine, e quello alla fine sarà quello l'obiettivo della squadra, perché realmente comunque non ci sono squadre che attualmente, ieri avete vinto per esempio in casa del Real Calcio 3-1, insomma non ci sono squadre che possono attualmente insidiare quelle che sono le prime 6-7 compagine del girone. Ma questo sì, però però non vi sbilanciate. No, non ci sbilanciamo, perché pensiamo a domenica, perché l'anno scorso avevamo un altro programma e poi sono svaniti. Riguardo le altre squadre, come dici tu, guarda, quel Cus Palermo, quando siamo andati là a giocare vincevamo 1-0 e poi loro hanno fatto un gol e ci hanno pareggiato. Cioè sono squadre che dentro casa sono tosti. Noi già questi qua, meno male, come Montemaggiore, Real Calcio in casa non aveva perso mai. Ieri ha perso la prima partita, ma pure il campo, le condizioni del campo come erano, cioè ce la siamo giocata alla pari. E tutto sta ora in questo Trapanese qua. Noi abbiamo perso in casa con il Pacheco e questo se poi andremo a giocare da loro, ma altre squadre verranno dentro casa nostra, cioè lì si gioca il campionato. Insomma, dentro casa avete una delle migliori strutture alla provincia di Trapani, quindi alla fine per adesso ci sta penalizzando queste strutture, perché nella troppa acqua e andiamo a Gibellina a allenarci. Addirittura. Ha due settimane che non possiamo entrare al campo. Ci ha ospitato pure il presidente De Bart per fare gli amichevole, perché il problema è il campo quando piove. Croce delizia. Ne parleremo come sempre insomma di strutture, però è una curiosità, presidente Di Bartolo, direttore generale, presidente e il figlio, io volevo chiedere ormai prossimo... questo nomignolo ce l'ho quando era d'alco, per cui me lo porto avanti. Dunque, ci sarà una realtà del Trapanese che alla fine vincerà questo girone A di promozione, e lo vedremo il prossimo anno in eccellenza. Ma io me lo auguro, anche se voglio smentire leggermente l'amico che c'è qualche trattativa in entrata per loro, questo lo so, poi mi potrebbe smentire, per cui... ma questo mi fa piacere, perché andranno a rinforzare l'organico, per cui anche loro ci sono per la vittoria finale. Io mi auguro che sia una Trapanese, vedo bene il Pacheco e onestamente anche il Salemi, abbiamo fatto un paio di amichevole, hanno un ottimo organico.
Però vedo bene il Pacheco da questo punto di vista. Alla fine forse la squadra che sta un po' sorprendendo di più, visto la previsione della vigilia, che mi ricordo un'intervista a inizio stagione con Massimo Formisano, il quale diceva: noi quest'anno puntiamo sui giovani, non abbiamo ambizioni di fare comunque i playoff. L'anno scorso ce la siamo giocata, quella partita con Sera di Falco in Coppa Italia per provare a fare il salto di categoria. Quest'anno purtroppo non avremo le stesse possibilità della passata stagione, però c'è un Davide Parisi che le partite, insomma, le risolve quasi da solo. Da solo. Quindi sì, quello fa la forza, è la forza un po' del dattilo. Io voglio fare complimenti pure al mio Castellammare, perché come sapete sono castellammarese, che stanno riportando un po' il calcio a Castellammare e questo gli fa onore. Calcio che è scomparso, diciamo, sta in prima categoria, però è scomparso da Campobello, e Campobello, altro, per gli amici che vengono, insomma, dalla provincia di Trapani, vengono da Campobello. Campobello che fino all'anno scorso era in promozione, però ha trascorsi importanti. Tra l'altro Celeste, c'era un amico che allenava lì a Campobello, sì, in Serie D. Bucano. Quindi, insomma, diciamo, abbiamo detto tutto. Una squadra, c'è il blasone dietro, perché comunque avendo fatto la Serie D adesso è scomparso. Però torniamo a parlare un attimino della partita e poi ci vediamo anche un bel servizio. Inter Trapani, volevo sapere da entrambi, insomma, quali sono i pronostici, perché noi abbiamo sempre chiesto i pronostici sulle prossime gare del Trapani. Questa volta li chiediamo a due diciamo diretti interessati, tifosi dell'Inter, col cuore a metà un pochettino. Inter Trapani, una partita un po' particolare. Quali saranno questi pronostici? Quali sono? Poco fa si parlava di seconde linee, seconde file di fare giocare. Stamattina ho letto sul giornale che anche il mister Boscaglia, per la partita di mercoledì sera, ha intenzione di fare giocare chi ha giocato di meno. Quindi, questo sarà un tranello proprio che ha intenzione di fare. Ditelo a Mazzarri, ditelo. Non lo so, comunque lui ha dichiarato questo. Secondo me il pronostico non a 100% Inter, non ci sarà storia. Il Trapani si impegnerà un pochettino l'Inter, però diciamo che è un altro pianeta. Io non sono neanche superstiziosi, non ti dicono neanche vince il Trapani per poi, cioè, alla fine. Allora, adesso non so, Paolo, sì, cosa ma io penso 2-0 per l'Inter. Quindi 2-0 per l'Inter alla fine. Ma non ci sarà una passeggiata. Non ci sarà la vittoria netta, ecco, questo non sarà una passeggiata, sicuramente, anche perché se davvero, allora, oggi come oggi l'attacco dell'Inter è basa soprattutto su Palacio in questo momento è molto molto affaticato, cioè nel senso che viene costantemente spremuto da Mazzarri in un lavoro di rientro dalla difesa al centrocampo e attacco, quindi automaticamente non giocando lui gioca Belfodilli, che Belfodilli non lo so per quale motivo non gli si è puntato subito dall'inizio e non ha collaborazione con gli altri giocatori, perché assieme non ha giocato quasi mai, però alla lunga giustamente il livello è molto molto alto, c'ha l'Inter e il Trap, però secondo me non sarà una passeggiata, e questo lo dico sinceramente. Abbiamo una chicca, un servizio che lanciamo, però insomma, salutiamo prima i nostri ospiti e poi lanciamo questo servizio del collega di Sicil Press 24, sì. Una rubrica che ripercorre un po' le partite storiche delle nostre siciliane, vero, insomma, Palermo, Trapani, Marsala, Catania, Messina, però questa settimana, insomma, ne ha tirata fuori una un po' particolare, insomma, è quella, te la ricordi, Alcamo Nardò 4-0, insomma, una partita che adesso lui ci racconterà in dettaglio, e per gli amici, insomma, alcamesi e della provincia di Trapani è un bel ricordo, perché parliamo sempre, insomma, del Trapani adesso, però ci sono tante realtà che hanno avuto un passato importante in provincia, sono arrivate, insomma, fino alla Serie C ai tempi, e quindi è giusto comunque anche ricordare. Salutiamo anche Roberto che ci segue da casa, e salutiamo i nostri ospiti, ringraziamo l'Inter Club di Campobello di Mazzara, abbiamo salutato anche il presidente, lo ringraziamo, insomma, anche per la vostra presenza, perché l'abbiamo stato anche in settimana, perché ci tenevamo particolarmente. Grazie, insomma, in bocca al lupo per questa partita e per la spaghettata, anche importante. Siete tutti invitati. Lasciamo il numero. In bocca al lupo al direttore generale del Mazzara Calcio di Bartolo. Volevo due secondi. Sulla partita, Inter Trapani, secondo me Boscaglia può vincere la partita solo usando la strategia della sorpresa, e per me queste dichiarazioni fatte sul giornale sono la sorpresa. Loro giocheranno con le seconde linee e Trapani la squadra titolare, lo vedremo mercoledì sera. Benissimo, noi ci auguriamo. Questa è una strategia, perché contro l'Inter con che cosa puoi giocare?
Secondo me, conoscendo Boscaglia, ecco, bravo. Ed è difficile mettere fuori i giocatori che ci tengono a fare questa partita. Certo. Quindi per me la sorpresa sarà questa. Perché, per esempio, non so come finirà. Un palcoscenico come San Siro per un giocatore come Mangoso, per esempio, è importante. No, non come Mangoso, ma anche da come, insomma, tutto l'organico. Un nome sulla bocca di tutti. Ma l'augurio che facciamo al direttore generale Mazzara è di consolidare questa mente. Voi sapete lavorare bene, perché l'anno scorso l'avete dimostrato, come dicevamo prima, e di portare questo Mazzara in Serie D, perché se lo merita. Tra l'altro, una piazza come Mazzara ha dei tifosi bellissimi. Io ho avuto il piacere, ieri è stata una bella festa alla fine. Ecco, quindi insomma, vediamo di riportare l'entusiasmo e di riportare soprattutto questa gloriosa squadra in Serie D. Se ci fanno lavorare tranquillamente, ci proveremo. E speriamo. Ringraziamo Luigi Gandolfo. A voi, insomma, non possiamo che augurare il meglio, soprattutto visto che il fatto che il Salemi si trova lì. Poi c'è l'amico Baldo Benenati, direttore sportivo del Salemi, che ogni lunedì ci chiama puntuale la mattina per fornirci tutte le indicazioni su tutte le gare del girone A della promozione, perché siamo esseri umani, non possiamo essere su tutti i campi la domenica, però insomma abbiamo i nostri informatori. Grazie Luigi a Gandolfo. Voi grazie alla splendida Ornella Fulco, insomma continua con Sicilia Podistica, perché la cosa bella, insomma, si parla troppo spesso di calcio, solo di calcio. Sì, bravo, infatti io in questo senso, come dire, spezzo una lancia a favore di altri sport che spesso vengono considerati minori non lo sono assolutamente. Io lo faccio anche nel corso della mia trasmissione quotidiana, no? La mattina su Radio 102 a Trapani, quando è possibile diamo spazio appunto ad altre realtà sportive, perché poi almeno per quanto mi riguarda, io, ecco, poi lascio a voi colleghi della stampa specializzata, quando mi accosto allo sport, quando parlo di sport lo faccio perché mi piace soprattutto raccontarne quella che è la valenza sociale, la valenza umana, quanti personaggi, quante storie ci sono che sono dentro al campo ma anche fuori dai campi, sulle piste e quant'altro. Insomma, è questo libro che abbiamo realizzato appunto con il dottore Mazzarella, in fondo è anche la testimonianza di questo, no? Di quanto lo sport possa darci al di là di quello che è il vincere o perdere la partita. Quindi mi piaceva anche mostrare un attimo la copertina di questo libro, così appunto chi volesse può identificarlo in libreria, lo ripeto appunto anche ad Alcamo, alla libreria Pipitone, e ancora grazie ovviamente a voi amici di Sport Vision per avermi voluto con voi. Grazie e porta i saluti di Sport Vision anche al dottore Mazzarella, che abbiamo avuto il piacere di ospitare nella passata edizione, e speriamo di farlo ritornare a parlare anche di questo bellissimo lavoro. E grazie a Celeste Caradonna, come sempre, insomma, per tutto, per i servizi che alla fine curi, per gli ospiti che ci porti di volta in volta, e per il tuo contributo. Grazie Celeste. Un ringraziamento sicuramente a tutti coloro che sono intervenuti, a te e soprattutto che mercoledì sia un bello spettacolo. Speriamo di commentare, insomma, una bella partita, un derby, insomma, per gli interisti della provincia di Trapani, in cui, insomma, trionfi il bel calcio. Vediamoci subito, te la ricordi, Alcamo Nardò, e poi un buon proseguimento di serata a tutti. Aprile 1996. In quest'ottava puntata della rubrica Te la ricordi, continua il nostro tour siciliano che mira alla rievocazione delle partite più belle e importanti che hanno segnato la storia di alcune squadre della nostra isola. Questa volta è il turno dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Alcamo, squadra che all'epoca dei fatti giocava nel campionato nazionale dilettanti. La data in questione fa riferimento alla finale di ritorno della Coppa Italia di categoria. Allo stadio Lelio Catella, quel mercoledì 17 aprile del 96, si disputò Alcamo-Nardò, partita stravinta dai bianconeri siciliani per 4-0. Nel doppio confronto, gli alcamesi dimostrano di essere più forti e di meritare la vittoria della Coppa Italia Dilettanti, la prima e unica della loro storia. Tra i calciatori che quel giorno scesero in campo, ricordiamo Di Giuseppe, Luigi e Giovanni Pecoraro, Regina, Fascella e Castellano per quanto riguarda l'Alcamo allenato da Pecoraro, mentre Coppola, Mazzotta, Piraccini, Marazza e Ciccarese per il Nardò allenato da Mister Prosperi. Ad arbitrare quell'incontro fu il signor Cuttica di Alessandria.
L'inizio di partita dei bianconeri fu molto aggressivo e apparso chiaro fin da subito che la partita l'avrebbe fatta la squadra di casa e gli ospiti potevano soltanto sperare in qualche calcio da fermo o disattenzione difensiva dell'Alcamo per poterli colpire. La partita si sbloccò al minuto 32, Fascella entra in area e viene toccato dal difensore Drivio. Per l'arbitro non c'erano dubbi, era rigore. Dal dischetto si presenta un impeccabile Giovanni Pecoraro, che segnò la rete dell'1-0. Una volta passato in svantaggio, la squadra pugliese cercò di reagire e creò qualche occasione da rete per impensierire l'estremo difensore della squadra siciliana. La palla a rete più ghiotta l'avrà Marazza, ma il suo tiro colpì la parte superiore della traversa. La partita comunque rimase in equilibrio fino al 70esimo, minuto in cui Castellano realizzò una splendida rete che portò i suoi sul 2-0 e indirizzò la coppa verso Alcamo. Poco dopo sarà ancora Giovanni, il più grande dei fratelli Pecoraro, a portare a 3 le marcature alcamesi. Da quel momento in poi il Nardò sparì dal campo e si prenderà anche la quarta rete, firmata proprio al 90esimo da Alberto Regina. Al fischio finale dell'arbitro è tripudio bianconero, i tifosi alcamesi in delirio dentro e fuori dallo stadio. Poco dopo inizierà la grande festa per tutta la città, una festa che durerà fino a tarda notte. Arrivederci da...